Il gufo. Quale migliore animale per esprimere la notte? La notte dove si scatena la vera essenza del nerd. Sigla! Senti qua, è di un vecchio stregone, Osiride. Ogni fine striscia fuori dalla stessa fossa e sorge dallo scisma per divorare materia, luce e vita. Fermarla è impossibile, ma può essere rallentata. Gli altari di Oryx devono essere distrutti. C'è un altare qui. È nella bocca dell'inferno, a profondità ancora sconosciute. Dovremmo provare a distruggerlo prima che sia troppo tardi. Ecco l'altare. Raggiungiamolo. Legato all'oscurità, oltre ai confini del sistema, se solo riuscissi a capire come interrompere il collegamento. Speriamo solo di non essere risucchiati in un vortice transdimensionale. Debole. Dobbiamo distruggerlo. Abbiamo interrotto la connessione. L'altare stava comunicando con qualcosa. Un dio o un re. Ma adesso non più. Di qualsiasi cosa si tratti, la sua presenza permane. E si avvicina. Trasmissione urgente in arrivo su tutti i canali, dall'oratore. Niente è più importante ora.
Crediamo che l'alveare stia praticando un rituale atto a prosciugare la luce del viaggiatore. Il potere che vogliono usare va compreso e distrutto. Il rituale può avere luogo in una delle mille stanze. Se troviamo crepacci abbastanza profondi, potrei mappare l'intera fortezza. Ottima scansione, ma non sufficiente a localizzare il rituale. Continuiamo. Un attimo, ci sono. Ma dobbiamo addentrarci nel tempio di Crota. Ci siamo. La più oscura tra tutte le sale dell'alveare.
Cos'è? Voglio dare un'occhiata. È un frammento del viaggiatore. Lo usavano contro il viaggiatore stesso. Ne divoravano la luce. Ma ora non più. È tornato a casa. E la nostra nuova amica ha detto che su Venere ci sono nemici peggiori di questi? Bene.